A maggio, ragazzi, è difficile trovare delle cose così grosse. Abbiamo trovato una fiorita, un fungo più bello dell'altro. Piccolina, dai. Partiamo dal più grande. Aspetta, che c'è qualcosa che appare. Partiamo da quello più grande, che è una bestia. Questa è la bestia della giornata. Guardate che roba. Bello. Padellone. Che padellone! Andiamo dagli altri. Aspetta, l'appoggio qui. Ecco. È carino. E poi, dritto per dritto, ce n'è un altro ancora. Bellino. Questo lo prendo io, anche se sono su una discesa tremenda. Andiamo via, eh? Attaccato. Wow. C'era proprio radicato, eh? Porcino dello stradello, grande masco. Scusa Diego, ma spiegaci una cosa, perché vieni così elegante? Nel bosco? Perché io prima vado a cantare, siccome sono cantante, e poi dopo vengo elegantemente a cercare i funghi. Ah, capito. Guarda, è un po' vecchiotto, però è il porcino dello stradello, non si rifiuta mai. Oh, che gambo! Vedi? No! No! Erano doppi? No. No, c'era un... Ma cazzo, era anche bello. No! Pua, pua, pua. Comunque sullo stradello, eh. E Antia mi ha detto, l'ho trovato lì dove c'era il fazzoletto appeso ad un ramo. Il fazzoletto è lì. E allora ho detto, guardaci meglio, no? Qualcosina altro ci sarà. E infatti c'è, ma era anche difficile da vedere questo, eh? Nascostissimo. Si voleva nascondere, poverino. Piccolino, ma... Bello. Guardate che carino. Okay, questo era proprio il pulito, baciato dal sole, se non lo vedevo ero proprio un pirla. Che carino. Proprio bello, eh. Ma che bomba è? E questo è un bel cuccotto. Guardate che bomboniera, eh. Ah, che spettacolo. È venuto su un po' stentato, ma è sanissimo. Stentato perché probabilmente gli ha tirato un po' di vento. Avete presente quando i professoroni dicono sole, fresco, di qui a di là? Io dico, ma il greppo di solito... Quando è fresco ci fanno. Non l'avessi detto, si vede proprio da qua. Boom, Antea. Vedete, quando cammini lungo il greppo e vedi di là se c'è qualcosa, cioè, guardate, baciato dal sole. Il gigante del cerro. Aspetta, devo venire giù, se non te se vede. Gli faccio... Sentite quanto è attaccato? Dice, io voglio stare qua, non mi dare fastidio. Eh? Cavo, eh. Croc. Ma com'è questo? Questo porcino lo dedichiamo al maestro Rinaldo. Ciao Rinaldo! Prima o poi doveva capitare, non è colpa mia, eh. Come te sullo stradello, a ridosso dello stradello. Oddio! Allo scopo. Ah, bello cicciotto, eh. Quest'altro cuccatino fresco fresco. Wow,
Guardate che pallina che si vede da qui. Dove siamo arrivati? Su un posto come? Siamo arrivati su un posto umido fresco dove ci sono castagni misto cerro. Quindi abbastanza aperto, molto filtra umido, la luce solare. Poi si può tastare dal terreno. Dai. E guardate che bella pallina che c'è qui. Fratellini non ce ne sono per ora. Oh oh oh, c'è il cappeccino a sinistra, andremo a vedere. A cadere a sinistra allora. Guardate, un altro piccolino. Carino. Una bella bombetta. E anche il ragnettino. Via. Guardate che bomba! Questo è bellissimo. Bello. Oddio, guardate che biscia. Questo è mangia rospi? È marrone sopra. Se è verde non dovrebbe avere i denti. Mangia rospi noi la chiamiamo. Non ne sono così sicuro, ma è almeno lunga 1,5 metri. Oddio. Dai, guarda, guarda, guarda. Andrà. Piano piano va via. Ovviamente non è una... Guarda come tira fuori la lingua. Sì. No, è bello. Solo che è un po' interrato. Bello, cavolo. Che fiocchettino. Wow! Bello! Bello sì. È perché non riusciva a venire fuori, quindi era un po' timido. Però bellissimo, questi qui sono belli. Bello. Perché io ci sono passato prima e l'ho visto? Incredibile sta cosa, perché secondo me c'era il sole. Vai Diego, facci vedere. Guardate il cuccattino. Ah, che sfumature. Guarda. Questa è un testa nera. Sì. Quasi. I black hole. Bellino. E anche la raccolta di oggi è terminata. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like. E mi raccomando, attivate la campanella per non perdere le raccolte dei prossimi giorni. Ciao!